Sembra essere tornato l'entusiasmo in casa bianconera, la vittoria infatti per 3-1 in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri, dell'ex Maurizio Sarri, per mano di Max Allegri, ha ridato entusiasmo all'ambiente, i giocatori sembrano rinvigoriti, lo stadio sembrava un po' più acceso, i tifosi sembravano un po' più volenterosi di incitare una squadra che negli ultimi anni ha fatto perdere un po' inevitabilmente l'entusiasmo. E la voglia è quella di riallacciarsi e avvicinarsi alle squadre che in questi anni hanno fatto bene e che hanno vinto gli scudetti, Inter, Milan e Napoli. Ecco che però c'è questo entusiasmo, i giocatori sembrano essersi ripresi, ma c'è un pericolo, secondo me, enorme per questa Juventus. Andiamolo ad analizzare oggi, qui su FCM News Sport, perché c'è molto di cui parlare, perché secondo me è una questione molto particolare di cui dobbiamo parlare per bene e voglio anche sentire la vostra qui sotto nei commenti. Prima di tutto però vi ricordo come sempre che qui sarete sempre aggiornati in maniera assolutamente gratuita, non vi costa letteralmente nulla, dovete soltanto iscrivervi e poi se vi va lasciate un like a questo contenuto. Andiamo alla notizia, perché la partita contro la Lazio è stata una bella partita, la Juventus ha vinto per 3-1, abbiamo visto il duo composto da Vlahovic e Chiesa che si è ritrovato, abbiamo visto un Vlahovic che, come vi dico da tempo, evidentemente non è poi così tanto scarso come dicono alcuni, qualcuno già l'aveva bollato come bidone, qualcuno già l'aveva bollato come 75 milioni buttati, altri peccato che il Chelsea non ha accettato l'offerta di Lukaku, Lukaku era meglio, i fatti però dicono, come vi dico da un'estate intera, che questo affare sarebbe stato assolutamente a favore del Chelsea. Molti tra l'altro continuano a dire ma perché allora il Chelsea non ha speso quei soldi per Vlahovic? Perché evidentemente non sanno spendere soldi bene, perché se hanno speso i miliardi e poi si ritrovano in fondo alla classifica in Premier League un motivo ci sarà. Attenzione però, perché secondo me in casa Juve c'è un enorme pericolo da attenzionare, di cui parlare con molta attenzione, perché io credo che la questione entusiasmo sia necessaria, cioè serve entusiasmo in questo momento, però attenzione, perché qua mi sembra che si stia facendo il passetto un po' più lungo della gamba e secondo me si sbaglia, secondo me in questo momento si sta sbagliando, perché se tu vai a prendere, ed è anche basta oggi aprire quelle che sono i giornali, basta oggi aprire quelle che sono le testate giornalistiche, guardare un po' le partite, le notizie sulla Juventus, ti rendi conto che c'è qualcosa di strano. Perché oggi, aprendo i giornali, ci si rende conto che c'è forse fin troppa euforia. Perché si parla di Chiesa e Vlahovic visti come extraterrestri con numeri da Haaland e Mbappé. E non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, cioè hanno ritrovato il gol, hanno ritrovato l'entusiasmo, stanno legando un po' da un punto di vista dell'intesa, però attenzione, andiamoci piano. Vlahovic e Chiesa oggi venivano dalla Gazzetta dello Sport paragonati alle vecchie coppie della Juventus, i vari Del Piero Trezeguet o addirittura Higuain e Dybala, insomma le grandi coppie del passato della Juventus gli hanno fatto la storia e a queste hanno affiancato i numeri nelle prime quattro giornate di Vlahovic e Chiesa. Piano, anche lì. Non possiamo passare da una settimana fa in cui Vlahovic era un bidone che doveva essere assolutamente dato al Chelsea per Lukaku a giocatore che si può paragonare a gente come Ronaldo, come Higuain o come non so chi. Cioè, andiamoci un po' piano, perché mi sembra che si stia esagerando. Per non parlare delle parole, addirittura oggi per esempio c'è un dato, quello relativo alle 50 partite di Miretti con la maglia della Juventus. Per carità, un bel dato, fa piacere, è un giocatore molto giovane, si spera che possa crescere, però sono 50 presenze, finisce là. Ecco, i titoli di giornale sono meglio di Del Piero e Marchisio. Poi si capisce che approfondendo un po', si capisce che è relativamente solo alle presenze. Però rendiamoci anche conto che viviamo nell'epoca in cui molto spesso si guarda forse soltanto il titolo di un articolo di giornale, non si fa neanche ad approfondire, la gente non ha neanche la voglia di andarsi a leggere l'articolo perché bastano le prime tre parole, basta il titolo, bastano le prime quattro parole per sapere tutto. Quando il titolo è meglio anche i del Miretti, meglio anche i Del Piero e Marchisio, oppure Vlahovic e Chiesa numeri da Haaland o Mbappé, o Vlahovic e Chiesa paragonabili a Del Piero e Trezeguet o Dybala e Higuain, beh francamente viene da ridere.
Così come ora si parla delle fasce Juve come una grande risorsa. Io continuo a dire che va benissimo, hanno giocato bene, ma c'è un vuoto. Perché ricordiamoci che a destra sta giocando McKennie, che anche lui ora viene paragonato ai migliori terzini d'Europa, da partente a rinato, ma è pur sempre McKennie. Non c'è, poi tra 3-4 giornate, quando c'è una partita brutta di McKennie, non torniamo giù con allora non era Hakimi. No, non lo è mai stato. Così come Miretti non sarà mai Del Piero Marchisio, così come Vlahovic non sarà Holland, e così come Chiesa non sarà Kylian Mbappé. Cioè, piano. Addirittura si è fatto un subito si parla di testa a testa e nella sfida tra Inter e Juve. La Juventus in una sola settimana è tornata ad essere a livello dell'Inter. E mettere oggi in prima pagina la Juventus a livello dell'Inter vuol dire aver preso gli ultimi 3 anni di campionato, gli ultimi 3 anni calcistici, e averli totalmente rimossi. Perché prendere questi 3 anni e considerare che magicamente, solo perché l'Inter si è prima, ma la Juventus è solo a un punto, dopo 4 giornate la Juventus è tornata ad essere a livello dell'Inter? No. Perché chi capisce un minimo di calcio capisce che quello dell'Inter non è un lavoro di 4 giornate, è un lavoro di 4 anni. Perché comincia il lavoro con Antonio Conte, che prende la squadra. Il primo anno non vince lo scudetto, ma lo vince il secondo. E costruisce una mentalità vincente in casa Inter. Per poi far sì che la possa ereditare Simone Inzaghi, che pur non vincendo lo scudetto, secondo me fa un lavoro altrettanto importante, perché vince varie Coppe Italia e Supercoppe, ma soprattutto porta la squadra in finale di Champions League. Molti mi direte, non ha portato un trofeo europeo in casa, sono d'accordo, ma quella finale dell'Inter ha dato ai giocatori dell'Inter una consapevolezza che prima non avevano, e infatti oggi l'Inter è molto più sicura del passato. Soprattutto l'Inter si è anche rafforzata bene, perché ricordiamoci che a capo dell'Inter c'è un certo Beppe Marotta, tanto criticato da molti tifosi della Juventus, ma che evidentemente così male non è come direttore sportivo, ed infatti ha fatto anche quest'anno un piccolo capolavoro all'Inter. Con pochissimi soldi è riuscito a pianificare un Inter da scudetto, con pochi soldi è riuscito a vendere giocatori come Onana a 50 e a prendere 6 Sommer, a vendere sì Çalhanoğlu ma poi prendere Frattesi. In attacco sembrava disperata la situazione senza Dzeko e Lukaku. Beh, Thuram, Arnautović, Sanchez credo che abbiano compensato non poco, e che bella scoperta hanno trovato con Thuram preso a parametro zero. Hanno preso Pavard in difesa al posto di Skriniar. C'è un Inter completa. Carlos Augusto a sinistra e Cuadrado a parametro zero a destra. È una squadra completa. Non si può ad oggi paragonare minimamente l'Inter alla Juventus. Quindi piano con i paragoni, piano con l'entusiasmo e piano con i titoloni subito Juventus fortissima da primo posto. Addirittura qualcuno ha sparato anche a Juventus che credo caressa, e ho detto che può fare 100 punti. non credo che possa essere concepibile una cosa del genere. Ditemi la vostra qui sotto i commenti cosa ne pensate. Secondo voi è giusto pensare a una Juventus che sì, se la può giocare, per carità, ma non parliamo di quei livelli là. Soprattutto non parliamo di Juventus che ad oggi è allo stesso livello dell'Inter. Perché in questo momento, a mio avviso, in Italia a livello dell'Inter non c'è proprio nessuno.